Buonasera. Buonasera, vi do il benvenuto a nome della Libreria Rotondi. E questa sera siamo qui per il sesto ed ultimo appuntamento della rassegna Sguardi su Oriente e Occidente, promossa dalla Libreria Rotondi nell'ambito della manifestazione Notti di Cinema e non solo a Piazza Vittorio, organizzata da Anec Agis. La rassegna ha cercato di gettare uno sguardo sulle culture d'Oriente e Occidente, e in particolare l'Oriente rappresenta la specializzazione della libreria, ma anche l'identità dell'Esquilino, il rione che ci ospita e che è il quartiere multietnico per eccellenza di Roma. E questa sera Vito Mancuso ci parlerà del cristianesimo, e innanzitutto voglio ringraziare il professore per aver accettato l'invito rivolto dalla libreria, e sono felice questa sera di poterlo ospitare in un luogo così ampio che può accogliere il numeroso pubblico che è sempre il professore attrae e interessa. E ringrazio anche Grazia Macchianò, orientalista, professoressa ordinaria di estetica e molto altro, e Massimo Arcangeli, segretario nazionale ANEC. E passo la parola a Francesco Palmieri, giornalista e scrittore, che introdurrà all'incontro il relatore. Grazie a tutti, questo è l'incontro conclusivo di un ciclo che qui ha riscosso grande successo, è stato molto interessante e abbiamo avuto tutti i relatori con temi specifici, non mainstream. La meraviglia è stata che anche nel mese di agosto, il terzo incontro di agosto è questo, abbiamo raccolto persone interessate e partecipi. Io non ho bisogno di fare presentazioni di Vito Mancuso e rammento soltanto che il suo ultimo libro, Il bisogno di pensare, che è uscito a fine 2017, è reperibile lì insieme ad altre pubblicazioni del professor Mancuso. L'incontro di stasera, io cedo subito la parola, ha un titolo che sarebbe troppo estensivo o vago o arduo se non fosse accompagnato da un punto di domanda alla fine: cristianesimo, punto interrogativo. E benvenuto tra noi. Buonasera a tutti, io chiedo scusa, mi sono tolto la giacca ma non potevo resistere più, già adesso sto sudando più del solito, è così. Grazie di essere qui, della vostra attenzione. Io tenterò di onorare la vostra presenza ragionando proprio su questo, sul titolo, cristianesimo. In realtà il titolo che mi era stato assegnato non aveva il punto interrogativo, era cristianesimo. E sono stato io a suggerire a Barbara Dante di aggiungere questo punto interrogativo. E adesso anzitutto vi vorrei spiegare perché. Perché cristianesimo? È per due motivi. Il primo, quale cristianesimo? In realtà basta avere una minima cognizione della storia del cristianesimo, dell'attualità, della lettura dei giornali quotidiani che ogni giorno ci capitano tra le mani o in cartaceo o in digitale che sia, per rendersi conto che di cristianesimi ce ne sono parecchi: c'è il protestantesimo, c'è l'ortodossia, c'è il cattolicesimo, e capire poi che ciascuno di questi è diviso al proprio interno. Voi potete trovare protestanti che sono, come dire, più progressisti, più avanti, più amici del mondo rispetto ai cattolici, potete trovare protestanti che al contrario lo sono molto di meno, così vale naturalmente anche all'interno del mondo cattolico, che è diviso, che è frammentato. Lo è da sempre, basta conoscere un po' la letteratura del Nuovo Testamento, i quattro Vangeli, che sono appunto quattro e che sono diversi. Conto voi, provate a leggere il Vangelo di Marco, provate a leggere il Vangelo di Giovanni e ditemi se il protagonista è uguale oppure no. La risposta è no, è chiaramente diverso. Quindi il cristianesimo è sempre stato plurale, sempre. A qualcuno può piacere questa dimensione, a qualcun altro no. Ma de facto il cristianesimo, sia de facto e de jure, visto che il canone del Nuovo Testamento è composto, cioè che il canone del cristianesimo, che il Nuovo Testamento è composto da 27 libri, e il centro di questo è composto da 4 Vangeli, non da uno solo. Quindi sia de facto sia de jure il cristianesimo è plurale. Quindi uno che
parla del cristianesimo non può che dire: cristianesimo, quale cristianesimo? Io che cristianesimo rappresento? Voi che cristianesimo rappresentate? Magari tra di voi ci sarà chi è stato cristiano e adesso non lo è più. Magari tra di voi ci sarà chi non era cristiano e lo è adesso ed è così contento di esserlo. Magari c'è qualcuno che con un piede dentro e con un piede, con un piede dentro e non lo sa neanche lui bene in certi momenti. Sente di essere cristiano, di essere contento, cattolico, in certi altri momenti no, è così. Questa è un po' la condizione di tutti noi. Quindi quale cristianesimo? Questo. Ma la seconda questione, secondo motivo che mi ha portato a scegliere di apporre il punto interrogativo, risponde a quest'altra domanda. Mentre il primo era quale cristianesimo, la seconda questione è: ancora un cristianesimo? Ci sarà ancora un cristianesimo? C'è ancora in questa città, che è una delle capitali mondiali del cristianesimo, di sicuro la capitale mondiale del cattolicesimo, c'è ancora? È ancora quel fenomeno che conoscevamo da bambini? È ancora quel fenomeno di cui i nostri padri e i nostri nonni parlavano e che per generazioni e generazioni è stato? E ha dominato nel bene e nel male, e ha formato nel bene e nel male, e ancora c'è ancora? O già adesso parlare di cristianesimo significa fare, come dire, archeologia? Ma soprattutto, quando il cristianesimo dovrà essere trasmesso dai ragazzi e dalle ragazze che oggi hanno, che ne so io, 15, 16, 17, 23, 24 anni, tra 10 anni, quando loro dovranno trasmettere la fede cristiana ai loro figli, che ne sarà del cristianesimo? Quindi ancora un cristianesimo, come messo? Il senso, come dire, di... io non lo so voi cosa pensate riguardo alla condizione attuale, ma il senso che su di me fa la visione del cristianesimo è quello di un organismo in pericolo, un organismo malato, un organismo invecchiato e di un organismo in pericolo, ma in pericolo serio, non in pericolo da nulla, in pericolo serio. In altre parti del mondo non è così. Mi è capitato di essere in Brasile, invitato da alcune università, e ho visto un cristianesimo diverso, ma per quanto attiene qui all'Occidente, all'Italia, per quanto attiene alla Svizzera, per quanto attiene alla Germania, alla Francia, eccetera, la situazione è quella che ho detto. Quindi il senso del punto interrogativo è: quale ancora? Vedete, soprattutto la seconda questione, quella di ancora il cristianesimo, richiede, a mio avviso, un grande lavoro di scavo. Cioè, occorre che per quelle persone alle quali il fenomeno cristiano sta a cuore, immagino che se siete qui, a me sta a cuore, fenomeno cristiano, e immagino che anche voi, se siete qui bene o male, o per un verso o per un altro, perché ancora vi sta a cuore o perché vi è stato a cuore, insomma, sta di fatto che perché si possa tornare a rivitalizzare questo fenomeno antropico che è il cristianesimo e che ancora rappresenta la religione più diffusa sul pianeta Terra. Perché si possa fare questo occorre, a mio avviso, un grande impegno di onestà intellettuale. Qualcuno di voi ricorderà come Gesù conclude il discorso della montagna, quando col paragone della casa dice: se la casa è fondata sulla sabbia, se è fondata sulla sabbia, quando arrivano le tempeste, quando arriva il maltempo con la sua violenza, la casa fondata sulla sabbia verrà spazzata via. Se invece la casa è fondata sulla roccia, se è fondata sulla roccia, quando arriveranno i venti, la violenza della natura, la casa fondata sulla roccia non temerà la forza della natura, saprà resistere. Ecco, secondo me questo discorso vale anche per il cristianesimo, non solo per altri fenomeni, non solo per la nostra vita etica, non solo per la nostra consistenza personale, perché naturalmente questo discorso vale anche per la nostra consistenza personale. Che persona sei? E si capisce che persona sei quando sei di fronte al pericolo, no?
quando sei di fronte a qualcosa che ti distrugge, quando sei di fronte alle tempeste della vita, allora lì si vede di che pasta sei, se sei fondato sulla sabbia o se sei fondato sulla roccia. Ma questo discorso vale anche, secondo me, per ogni fenomeno, per ogni fenomeno umano, vale anche per il cristianesimo. E oggi siamo arrivati al punto, in Occidente, al punto nel quale le tempeste della storia presentano il conto. E non è più possibile oggi per il cristianesimo evitare le domande che salgono dall'intelligenza umana, dalla critica umana, dall'antropologia, dalla scienza, dal raffronto con le altre religioni, dalla filosofia, ma semplicemente solo anche dalla semplice esperienza quotidiana. Non è più possibile rimandare queste domande, sotterrarle, metterle sotto la sabbia, rifugiarsi dietro il potere, la forza del potere, come spesso il cristianesimo, il cattolicesimo, ma anche il protestantesimo, cioè il cristianesimo in tutte le sue espressioni ha fatto. Spesso si sono risolte le domande che venivano dall'intelligenza critica umana, non in maniera critica, in maniera intelligenza, ma in maniera violenta, con l'appoggio del potere, prendendo quelle persone che sollevavano dubbi e consegnandole al cosiddetto braccio secolare. Oggi non è più possibile, le domande a cui non si era risposto ci sono diventate, ecco, proprio come una specie di valanga che all'inizio è solamente un po' di neve, poi scende, diventa proprio una valanga, sono diventata una valanga che opprime la coscienza anche di chi continua a credere. C'è sempre sotto di inquietudine: sarà vero, non sarà vero, che cos'è? Se poi vogliamo allargare il discorso alla condizione della Chiesa cattolica, del clero cattolico, il discorso sarebbe, ma non c'è bisogno di allargarlo, perché basta fare un riferimento a quello che su tutti i giornali ogni giorno, purtroppo appare, per capire come stanno le cose. Bene. Qual è la roccia? C'è la roccia su cui è fondato il cristianesimo? Su che cosa? Io di questo voglio parlare. Cioè io non è che vi vengo a parlare del cristianesimo così com'è, come si è sviluppato, che senso avrebbe. No, io vi voglio parlare di quello che dovrebbe essere la roccia, secondo me, che è la roccia, la consistenza del terreno buono su cui l'edificio cristiano è fondato, può continuare a resistere solo a prezzo di una notevole trasformazione, solo a prezzo di una notevole ristrutturazione. Questo è qualcuno che non è d'accordo con me o è no? Su che cosa è fondato? Bene. Voi avete anzitutto il cristianesimo tradizionale. Se voi prendete in mano il catechismo o interrogate un teologo, diciamo, pontificio, o interrogate un docente di teologia delle università canoniche e così via, o leggete il catechismo, voi trovate questa risposta: il cristianesimo è fondato su una diretta rivelazione divina. Cioè, a differenza delle altre religioni, si usa dire, nelle quali è l'uomo che più o meno intelligentemente, più o meno con successo, cerca Dio, nel cristianesimo si ha il capovolgimento del fronte, si usa dire, cioè è Dio che cerca l'uomo, è Dio che entra nella storia, trova l'uomo, si trova un popolo preciso, si lega a questo popolo preciso e trasmette una serie di indicazioni e poi giunge addirittura a mandare il suo stesso figlio e a farsi uomo, a farsi carne, e quindi ecco che è l'iniziativa divina che diventa il fondamento della religione cristiana. Quindi la religione cristiana interpreta se stessa, a differenza delle altre religioni, come frutto di una iniziativa speciale di Dio, un'iniziativa diretta di Dio. Io non la penso così, lo pensavo così per tanti anni. Io ho conseguito tutti i titoli della scala teologica, il baccellierato dopo 5 anni, la licenza di docenti dopo 2, il dottorato dopo altri 2, ho pubblicato tutti i timbri, pensavo così e poi niente, poi mi sono confrontato con l'esperienza, con la vita, con l'intelligenza critica e sono giunto alla conclusione che questo pensarsi del cristianesimo come diverso rispetto
rispetto alle altre religioni, perché è basato su un intervento diretto di Dio, non regge. E perché non regge? Sarebbe lunghissimo il discorso al riguardo, ma secondo me non regge perché non c'è un intervento diretto di Dio nella storia, un intervento di Dio nella storia che sceglie un popolo, che apre il mare, che fa piovere la manna, che elegge qualcuno rispetto ad altri, che interviene, che combatte a fianco. Tutte queste cose non sono credibili, non sono più credibili, forse non lo erano come dire già dagli secoli e secoli, ma non sono più credibili per noi dopo che il secolo che si è generato, cioè il Novecento, ha mostrato quello che ha mostrato. Allora, se cosa c'entra lo scandalo del male, cosa c'entra il genocidio, cosa c'entra l'olocausto, cosa c'entra il genocidio degli armeni, oppure Auschwitz, oppure Ruanda, quello che volete voi, con il discorso teologico che sto facendo? Ma è molto semplice: se Dio interviene direttamente una volta, e perché non deve intervenire direttamente un'altra volta e un'altra volta ancora, quando milioni di persone sono in pericolo? Cosa ce ne facciamo di un Dio che interviene una volta e poi non è capace di intervenire altre volte? Quindi questa visione, secondo me, magari sbaglio, magari qualcuno di voi la pensa diversamente, ma insomma, io l'ho argomentata, adesso l'ho buttata così, ma l'ho argomentata nei miei libri, soprattutto in uno dal titolo Dio e il suo destino, queste cose. Secondo me questa visione tradizionale, il cristianesimo non regge. E allora ecco che entrano in campo altre argomentazioni, e sono sostanzialmente queste, e che campeggiano nella mente di tanti, cioè: in realtà il cristianesimo, così come tutte le altre religioni, non è fondato su niente di si dice e si ragiona, e magari i nostri giovani pensano così, e molti giovani e non solo giovani pensano così. Il cristianesimo è semplicemente fondato sull'ignoranza e sulla paura. La paura della morte e l'ignoranza di quelle che sono le attestazioni della storia e soprattutto della scienza. Quindi basta studiare e basta venire a patti con la coscienza che dobbiamo morire, che dobbiamo, come dire, finire, basta fare queste due semplici operazioni e il cristianesimo, così come tutto il fenomeno religioso, scompare. Questo è quello che molti pensano, che la religione è sostanzialmente legata all'ignoranza e alla paura. Della serie, studia ragazzo, ragazza, e vedrai che le cose cambieranno. Questo è quello che vedrai che le tue idee religiose verranno meno. Questo è quello che molti ancora oggi ritengono. Io ne ho fatti tanti di dibattiti in Italia con molti atei illustri, filosofi della scienza, matematici, scienziati che ritengono che hanno e assumono questa prospettiva. A mio avviso è una prospettiva anche questa che non regge, perché se fosse vera questa prospettiva voi dovreste avere che nessun uomo di scienza, stiamo pure solo per la scienza, nessun uomo di scienza dovrebbe essere credente. Invece la storia della scienza, la storia ma anche il presente della scienza, ci dimostra che molti scienziati, molti matematici, coltivano una vita spirituale e sono credenti. Vogliamo fare dei nomi: Max Planck, Werner Heisenberg, Ugo Amaldi, per dirne una, come si chiama la direttrice del CERN? Fabiola Gianotti, la direttrice del CERN, del centro che si trova a Ginevra, di ricerca, che ha scoperto il bosone di Higgs, cos'era, il 4 luglio del 2012, hanno dichiarato ufficialmente esistente quella che in altri termini viene chiamata la particella di Dio, no? La direttrice di questo studio ha dichiarato pubblicamente più di una volta di essere credente, e tanti altri esempi si potrebbero fare. Quindi su che cosa si fonda il fenomeno religioso? Non si fonda su un intervento diretto di Dio, non si fonda sull'ignoranza sulla paura, che sia chiaro che qualcuno possa credere perché è ignorante, perché non conosce, oppure per, come dire, per garantirsi un cosiddetto posto in paradiso. Tutto questo è evidente, ma io vi voglio dire, quando voi volete capire un fenomeno, per esempio l'arte, per esempio appunto la pittura, da dove dovete partire?
se volete capire la pittura, non è che andate a, con tutto il rispetto, alla scuola materna e vedete come i bambini dipingono, oppure magari anche può essere una via, ma insomma non è quello. Se volete capire la pittura, andate a vedere Michelangelo, andate a vedere Leonardo, andate a vedere Rembrandt, andate a vedere Van Gogh, e dice questa è la pittura, è il vertice di una disciplina che fa capire che cosa un fenomeno è e in che cosa un fenomeno consiste. Così pure per il discorso religioso, per il discorso cristiano, ci può essere anche qualcuno che crede perché è ignorante, perché ha paura, perché è superstizioso e così via, ma non è lì che trovi quella che è la purezza archetipale, primigenia del fenomeno che noi diciamo fede. Non è lì. Devi confrontarti con Pavel Floreschi, devi confrontarti con Dietrich Bonhoeffer, devi confrontarti con Carlo Maria Martini, per fare tre nomi di grandi credenti del Novecento, che tutto erano tranne che ignoranti. Io penso che il fenomeno cristiano si spieghi sulla base del, si spieghi in quanto si inserisce all'interno del fenomeno religioso. È una manifestazione di un fenomeno più importante, più grande, più universale, che si chiama religione o spiritualità. Religione e spiritualità non sono la stessa cosa, ma per il momento le possiamo anche affiancare. E quindi noi possiamo spiegare il cristianesimo, io posso tentare di questa sera di illuminare quello che io ritengo essere il fondamento del cristianesimo, se vado prima a illuminare quello che secondo me è il fondamento del fenomeno religioso che da sempre accompagna, da sempre, in ogni luogo e in ogni tempo accompagna l'umanità. Siamo fatti così, noi esseri umani, siamo fatti così. E tra le varie manifestazioni abbiamo sempre avuto, oltre al fenomeno artistico, anche il fenomeno religioso. Arte e religione sono sempre state compagne dell'essere umano. E non si è mai accontentato solo di essere homo tecnico, Faber, ma ha voluto essere anche pictor, homo musicus, homo sacer. E da dove nasce il fenomeno religioso? Dalla differenza tra vita, secondo me, sarò molto, molto grossolano adesso, veloce, perché il tempo è quello che è, sto toccando tematiche molto grandi, se quindi voi sentite che sono un po' superficiale nel procedere, sappiate che sono d'accordo con voi, sono superficiale, ma non posso che, come dire, che, perché il tempo è quello che è, le tematiche. Allora, il fenomeno religioso si basa sulla differenza tra vita ed esistenza. Nel linguaggio comune sono sinonimi, vita ed esistenza. La mia vita è molto bella, la mia esistenza è molto brutta, è diciamo la stessa cosa. Ma in realtà, per chi pensa, le due parole devono avere un significato, un peso diverso. La vita, bios, è quello che accomuna tutti i viventi e si basa sostanzialmente sulla nutrizione, metabolismo, il bisogno di assumere calorie per mantenere in vita se stessi, e sulla riproduzione, nutrizione e riproduzione. Queste sostanzialmente sono le due grandi colonne su cui i viventi basano il loro esserci. L'esistenza che cos'è? Lo dice la parola, existere. Ex è una preposizione latina che significa molte cose, in questo caso significa fuori. Questa è la vita, e fin quando sto qui, all'interno di questa vita, di questo tavolo rosso che contraddistingue la vita, io penserò solamente a mangiare e a riprodurmi. Mangiare e trovare la compagna, il compagno per riprodurmi e così. A volte volendo la riproduzione, a volte no, ma insomma è inutile entrare nei dettagli. Existere, ex vuol dire fuori. Io, sistere, sta per porre. Io mi pongo fuori. Existere è porsi fuori. Fuori da che cosa? È fuori da questo circolo che chiede a me unicamente queste due funzioni, l'esplicazione di questi due desideri fondamentali. Nella misura in cui io mi pongo fuori, io continuerò naturalmente a vivere e quindi a avere un desiderio, un bisogno, una necessità legata alla nutrizione e alla riproduzione, questo è ovvio, ma concepirò me stesso come capace e desideroso di qualcosa che non è sempre solo funzionale a nutrizione e riproduzione. Existere, fuori, mi pongo fuori. E ponendomi fuori che cosa succede? Che mi vedo come dall'alto,
mi pongo fuori di me stesso, esisto, mi vedo, io sono qua e sono questa persona, sono questo fenomeno fisico che ha bisogno di mangiare e che ha bisogno di affettività, che ha bisogno di sentimenti, e tutte queste due questioni insieme. Mi pongo fuori di me stesso, mi guardo come vengo dall'alto e comincio a pormi le domande, da dove vengo, e comincio a considerare anche lui. E così comincio a considerare anche lei, e comincio, perché esco da me e l'uscire da me mi porta in condizione di vedere che ne esistono altre di persone e che non sono più solo in funzione di me, ma cominciano a essere delle libertà, cominciano ad avere una individualità. E quindi qui nascono le domande appunto su da dove vengo, nascono le domande chi sono, se veramente sono veramente solo in funzione del mangiare e del riprodurmi, sono una macchina inventata dai geni egoisti, come Richard Dawkins dice, solamente appunto per mandare la natura che manda avanti la natura, sono un trucco, e i miei sentimenti sono un trucco, come dice Schopenhauer nella Metafisica della sessualità, sono un trucco perché la natura manda avanti se stesso, oppure c'è qualcosa di più? Oppure in questo mio desiderio di dire ti amo e di avere qualcuno che mi dice ti amo, in questo mio desiderio di cercare giustizia e di cercare bellezza, c'è qualcosa di più, qualcosa che mi fa diverso rispetto semplicemente al desiderio di mangiare e della riproduzione, forse contengo qualcosa di più. E allora mi scopro compagni di persone che hanno cominciato a dipingere, che hanno cominciato a danzare, hanno cominciato a porre degli atti antibiologici, non necessariamente biologicamente necessari. E perché l'hanno fatto? Qual è questa domanda? Ed ecco da qui il bisogno di religione, ed ecco da qui il bisogno di filosofia. Quando si trova... quando ponendosi fuori dal proprio particolare, direbbe Guicciardini, no? Ponendosi fuori dal proprio particolare, si vede se stessi, si pongono le domande su chi sono, da dove vado, da dove vengo, che fine farò, che fine hanno fatto i miei cari, perché si ama, perché si spera, perché si crede, perché si fa musica, perché si cerca bellezza. Quando si pongono queste domande e si intravede una risposta, ecco che hai la religio. Re è il prefisso latino che rafforza, ligio è, vuol dire, noi lo capiamo, noi italiani, ligio rimanda le, la radice leggi, riguarda legame. È la religione, è il legame della tua interiorità, della tua energia più preziosa, di quella differenza che ti fa diverso rispetto agli altri viventi, che possiamo anche chiamare anima spirituale, di questo legame, di questa energia più preziosa con quella fonte da cui vengono le risposte al perché ci sono, al dove vado, a quella fonte, come dire, di energia che mi fa capire o mi fa sperare che l'essere non sia solo lotta, ma è anche concordia, è anche armonia, è anche bellezza. Questo è il fenomeno. E adesso vi leggerò una serie di testimonianze, un po' cristiane, un po' no, che dicono esattamente quello che è il fenomeno proprio archetipico, nel senso che hai a che fare con la tipologia del principio originario che fa sì che nel mondo sia nata e quello che noi chiamiamo religione o, se volete, spiritualità. Io non lo so se voi avete mai provato, non lo so, io non vi conosco, avete mai provato, avete mai fatto un'esperienza spirituale, avete mai avuto un'esperienza spirituale? E chi ha avuto un'esperienza spirituale sente di essere, di aver percepito dentro di sé qualcosa che è più grande di sé. È una cosa strana, nell'intimo di se stessi si percepisce come un calore, come una luce, come una forza che è più grande di me. E dentro di me, la scopro qui, dentro di me, mi batte il cuore, no? Sento un'intimità, ma sentendo questa cosa che è dentro di me, sono anche al cospetto di qualcosa che è più grande di me, che mi fa dilatare il mio io. E quindi trovo fervore, trovo calore, trovo anche quiete, pace, entusiasmo, che non a caso entusiasmo vuol dire in Dio, secondo l'etimo greco. Ma questo, ben lungi dall'essere appannaggio di una religione, no, è l'esperienza universale di tutti gli uomini di tutti i tempi, tutte le... non sto esagerando.
non di tutti gli uomini, ma delle religioni, di quegli uomini che fanno parte delle religioni, delle diverse religioni, che potete chiamare profeti, che potete chiamare mistici, che potete chiamare santi, ogni religione ha la sua maniera di parlare di questo. Ebbene, io molto velocemente, perché il tempo sta passando, io quanto ne ho ancora? Vado? Vi leggo la prima, che viene dall'induismo, dalla più antica Upanishad, che dice così: in verità è diverse. Tra l'altro il buddismo nega l'atman, pone l'anatman, vabbè, tutte queste cose, però tutto, faccio così perché c'è una mosca, non è che... Però queste parole di Thich Nhat Hanh dicono c'è un'isola in ognuno di noi e là tocchiamo l'energia del Buddha. Scava dentro di te e troverai un'isola, e toccando quest'isola dentro di te troverai un'energia che è molto più grande di te. E sentite uno dei padri della nostra cultura, ma solo in ordine cronologico, non l'ho detto prima, ma in ordine cronologico. Sentite uno dei padri della nostra cultura, uno dei padri dell'Occidente, Socrate, il quale nell'Apologia, così riporta Platone, ma se voi sapete che l'Apologia è un'opera giovanile, quindi probabilmente sono proprio le parole di Socrate stesso, dai suoi giudici cosa dice? Dice così: in me si manifesta qualcosa di divino e di demonico, è come una voce che mi dissuade allorché si manifesta dal fare quello che sono sul punto di fare. Apologia di Socrate 31d, perché in me si manifesta qualcosa di divino. E cos'è questa voce che mi dice di non fare? Sembra quasi la voce dei comandamenti: non fare, fermati. Andiamo avanti, la tradizione taoista, c'è un testo bellissimo che si intitola Neye, che vuol dire coltivazione interiore. Sentite queste parole che mi sono molto care del testo Neye, tradizione taoista, che dice così: dentro il cuore un altro cuore racchiudi, dentro il cuore un altro cuore è presente, questo cuore dentro il cuore è pensiero che precede le parole. Non è bellissimo? Noi abbiamo il cuore, ma dentro il nostro cuore, dice questo testo, c'è un altro cuore, e noi dobbiamo racchiudere, dobbiamo conservare, dobbiamo proteggere questo cuore dentro il cuore. Che cos'è? Pensiero, che precede le parole. I greci avrebbero detto nous, Anassagora avrebbe detto nous, Eraclito avrebbe detto logos. Pensiero che precede le parole, poi potete chiamarlo come volete, ma avete la percezione di un essere umano, quarto secolo avanti Cristo, dall'altra parte del mondo, in Cina, che percepisce dentro di sé quella stessa cosa che da questa, nella stessa epoca, nella nostra parte del mondo, Socrate percepiva parlando del demone, di un daimonio. Scavando dentro di noi sentiamo che c'è qualcosa di più grande di noi. Ma andiamo avanti. Gesù nel discorso della montagna: tu invece quando preghi entra nella tua camera, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Entra, chiudi, cioè è cripto, in segreto, c'è una cripta, è quasi come l'isola del sé, abbiamo una cripta dentro di noi, e in questa cripta interiore c'è qualcosa che è più grande di noi, è la possibilità dell'incontro con il Padre, cui il Padre vede, così dice Gesù. Sentite, adesso leggo Seneca e Marco Aurelio, in onore del fatto che parlo a Roma, insomma Seneca scrive così nella lettera 41 a Lucilio: il Dio ti è vicino, è con te, è dentro di te. E ancora, e così ti dico Lucilio, in noi risiede uno spirito divino. Marco Aurelio dice: non macchiare né agitare il demone che risiede nel tuo petto. Sono tutte testimonianze che io sono andato a raccogliere nelle mie letture, che dicono esattamente questa presenza di qualcosa nella nostra più profonda interiorità, la presenza di qualcosa più grande del nostro semplice ego, qualcosa che dilata il nostro ego. Si potrebbe dire un super ego, se non fosse che questo rimanda ovviamente ad altre cose che non c'entrano niente, a un'altra religione che adesso va bene. Concludo con questa citazione di Agostino famosissima, quando dice: la verità
abita nell'uomo interiore. De vera religione 39-72, in interiore homine habitat veritas, cioè la verità. Dove abita questa verità? Nei libri, qualcosa di esteriore? No, nella tua interiorità, nella tua profondità, nella misura in cui la sai effettivamente coltivare e proteggere dalla falsità. E nelle confessioni, dice Agostino, rivolgendosi a Dio, tu eri dentro di me, più del mio intimo e più in alto della mia parte più alta. Tu eri dentro di me. Quelle che vi ho citato sono testimonianze antiche. E voi potreste dire, sì, va bene, ma adesso le cose sono cambiate, sono tutte antiche. E allora, per evitare questa giusta obiezione, per prevenirla, io adesso vi leggo un brano un po' più lungo, ma è così bello che mi permetto di leggerlo, e se sfogliamo un pochettino e non riesco a concludere, pazienza, di Werner Heisenberg. Se voi leggete un libro bellissimo dal titolo Fisica e Oltre, alle pagine 29 e 30 incontrate questo brano di Heisenberg, giovane Heisenberg, colui che poi fu il padre del principio di indeterminazione, uno dei fisici più importanti, premio Nobel per la fisica e così via, in cui Heisenberg, lo vedrete, racconta una sua vera e propria esperienza mistica. Per capirla dovete pensare che siamo in Germania, 1919, la Germania ha perso la prima guerra mondiale, la rivoluzione che è imperversa per le strade, si spara, c'è quel caos che poi porterà a tutto quello che sappiamo, in Germania arriverà, dopo la Repubblica di Weimar e così via. Bene, in questa situazione i giovani si riuniscono in un castello a 100 km da Monaco di Baviera per fare una grande assemblea, tutti vogliono parlare, tutti parlano, tutti prendono la parola. Da vari discorsi appariva chiaro che si poteva credere sinceramente in ordini del tutto diversi e che quando differenti concetti di ordine si scontravano ne risultava la negazione stessa dell'ordine. Nel senso che tutti quelli che parlavano volevano avere ragione, ascoltavi uno, aveva la sua proposta di ordine, ascoltavi un altro, aveva la sua proposta di ordine e alla fine il risultato era il disordine. Forse è un'esperienza che facciamo anche noi. Qualche volta. Più ascoltavo, più mi rendevo conto con intensità quasi dolorosa dell'assenza di un ordine globale. Nel cortile le ombre si allungarono, scese la luna grigia del crepuscolo e poi la notte rischiarata dalla luna. La gente non smetteva di discutere. Poi, su una balconata, apparve un ragazzo con un violino. Si fece silenzio. Risuonarono i primi grandi accordi in re minore della Ciacona di Bach. Di colpo, con assoluta certezza, seppi di aver trovato il collegamento con quel centro che mi mancava. Il limpido fraseggio della Ciacona mi investiva come un vento freddo, spazzando via le nebbie e mostrandomi le gigantesche strutture che fino ad allora mi erano rimaste nascoste. La musica, la filosofia e la religione hanno sempre mostrato, oggi come ai tempi di Platone e di Bach, la via verso l'ordine centrale. Di questo ero ora certissimo, avendolo sperimentato in prima persona. Qui non abbiamo a che fare con un mistico antico, che abbiamo a che fare con uno scienziato contemporaneo che ha contribuito in maniera molto intensa alla costruzione della scienza contemporanea e che riferisce di una sua esperienza mistica. Ascolta la musica, la grande musica di Bach, poteva essere anche un'altra grande musica, cioè in questo caso è la grande musica di Bach. E la grande musica di Bach a cosa parla? La grande musica cosa parla? Ma proprio quella interiorità più profonda che vive dentro di noi. Potete sentire la musica nella misura in cui vi raccogliete, nella misura in cui vi concentrate, proprio questo mettersi dentro di sé per avere questo centro, no? È solo così che la grande musica ti si rivela. Se no è rumore o sottofondo, ma non è rivelazione. Va bene, proprio quando ti concentri dentro di te, tu scopri un centro più grande, se trovi l'ordine centrale. E questo non è straordinario, questa è un'esperienza contemporanea che ripresenta quelle che sono state le testimonianze che vi ho letto finora. Bene, il cristianesimo con tutto ciò?
Il problema che il cristianesimo deve affrontare oggi, se vuole sopravvivere, perché di questo si tratta, è quello di collegare se stesso e la sua dogmatica e la sua pretesa di esclusività e la sua pretesa di primato e la sua pretesa e le sue pretese varie con questa esperienza universale. Il cristianesimo, in altri termini, si deve seriamente confrontare con l'esperienza religiosa e spirituale dell'umanità. Vedete, se adesso ci fosse tempo, ma io non posso solo accennare i problemi così. Io ho provato a pensare quali sono le modalità mediante cui il cristianesimo presenta l'agire di Dio. Perché di questo si deve pensare, parlare, di questo si tratta dell'agire, dell'azione di Dio. Non di un Dio che ha fatto, è intervenuto nella storia, ha fatto, vabbè. E di questo gli uomini e le donne di oggi cosa se ne fanno di un Dio che è intervenuto 2000 anni fa e 2500 anni fa, che avrà fatto anche risorgere il proprio figlio, ma che oggi non interviene. Viene perché la gente muore, non succede nulla, ma nulla di nulla. E niente se ne fa, e difatti la gran parte di Cen. Quindi il problema oggi è esattamente quello di pensare l'agire di Dio. Come lo pensate l'agire di Dio? Io qui ho raccolto 7 modalità mediante cui oggi si pensa, non solo oggi, ma durante tutta la storia cristiana, si pensa all'agire di Dio, l'azione del passato come creazione, rivelazione, redenzione, l'azione del presente come provvidenza, preghiera, miracoli, l'azione del futuro come escatologia, ovvero novissimi. Tutte queste cose nei miei libri, io a partire da un libro che si intitolava Rifondazione della Fede, pubblicato nel 2005, quindi ormai qualche anno è passato, tutto questo ho tentato nei miei libri di ripensare la creazione, di ripensare la rivelazione, di ripensare la redenzione, di ripensare la preghiera, i miracoli, la provvidenza, di ripensare l'escatologia nel mio libro L'anima e il suo destino. Adesso il tempo non c'è, ovviamente ci sarebbe fare chissà quanto tempo per rivedere con rigore tutte queste cose. Quello che però voglio dire in conclusione è che secondo me il cristianesimo si potrà rinnovare e potrà continuare a essere quella fonte di energia positiva che è stato lungo i secoli, per la gran parte del suo esistere, è stata anche fonte di energia negativa, ma del resto tutto nel mondo. Scusatemi, ditemi un fenomeno che non abbia ambiguità. Ma persino la scienza, persino la medicina, persino l'arte hanno delle pagine oscure. Quindi è ovvio che anche la religione abbia, però io penso, magari sbaglio, ma io penso che complessivamente parlando la storia cristiana abbia rappresentato più una fonte di energia positiva che negativa. Ebbene, secondo me il cristianesimo potrà continuare a esserlo, questa fonte di energia positiva, nella misura in cui si convertirà. Il cristianesimo si deve convertire. E in questo io sto citando l'espressione, non è mia, questa bellissima espressione così forte, lui è morto, ma l'espressione è ancora presente, di Raymond Panikkar, che fu un sacerdote cattolico, che fu fedele indù, che fu praticante buddista, tant'è che lui diceva: io sono nato cattolico, mi sono scoperto indù, sono diventato buddista senza mai cessare di essere cattolico. Questo lo poteva fare lui dall'alto della sua competenza, ma sapete, i profeti sono tali perché anticipano quello che è il cammino dell'umanità. La verità di una profezia la si vede non al momento in cui viene emessa, ma negli anni a venire. Io penso che questo dialogo interreligioso che Panikkar diceva aver fatto dentro se stesso sia la via privilegiata perché il cristianesimo si possa salvare e salvandosi potrà anche contribuire alla salvezza dell'Occidente, alla salvezza di questo mondo così, di questo tessuto occidentale così lacerato, così privo di una religio, cioè di qualcosa che unisca le persone e la libertà tra di loro. Io concludo con una frase di quello che è stato ed è ancora, nonostante lui non sia più qui, il mio maestro spirituale, cioè il cardinale Carlo Maria Martini.
il quale nel libro Conversazioni notturne a Gerusalemme, dialogando con un confratello austriaco che si chiama Georg Sporschi, disse così: mi angustiano le persone che non pensano, che sono in balia degli eventi. Vorrei individui pensanti, questo è l'importante. Soltanto dopo si porrà la questione se siano credenti o non credenti. Ecco, vedete, io sono convinto che se il cristianesimo rinnoverà se stesso nella luce dell'onestà intellettuale, andando a confrontarsi con il fondamento del fenomeno religioso di cui ho parlato prima, e ristrutturando la propria dogmatica, la propria spiritualità, deponendo questa spocchia a volte di superiorità, questo complesso di superiorità che ha di essere la religione assoluta, arrivando alla quale le altre religioni devono scomparire, e invece, come dire, riprendendo questo profondo senso di dialogo interreligioso, pensando se stesso come una via accanto ad altre vie, e quindi riformulando però profondamente il senso della dogmatica cristiana, se il cristianesimo farà questo nella luce dell'onestà intellettuale, potrà sopravvivere e potrà aiutare il nostro Occidente, così, come dire, ferito, a sopravvivere se stesso e a rinnovarsi. Vi ringrazio dell'attenzione e grazie. Dei concetti, e specialmente la citazione di Heisenberg mi ha riportato a un Pitagora aveva ragione, perché attraverso la musica l'ordine è un richiamo quindi all'antichità, e mi ricordo anche che Pitagora parla di cuore dicendo tra i suoi precetti non mangiate il cuore, e Russell, che a volte aveva delle forzature così divise, c'è un precetto alimentare. In realtà, alla luce delle citazioni fatte dal professor Mancuso, abbiamo capito perfettamente che non si trattava di un'indicazione gastronomica. Io voglio chiederti una cosa, se posso. Tu hai dato una lettura densissima e contenuta nei tempi, forzata, di una, proponendo una sorta di... Mi sentite? Adesso? Così? Dunque, una sorta di destorificazione del cristianesimo per ristorificarlo poi e consentire che non si estingua. Non so se ho compreso bene questo, però dalla tua visione viene fuori un confronto di tipo sincronico, cioè uscire dalla storia, dalla linea del tempo, per poter operare una lettura o una rilettura del fenomeno religioso e ricalarlo nel tempo per consentire che questa via dialoghi con le altre. È così? Sì, penso che sia così. Io penso che sia proprio così. Io non penso che la storia sia portatrice, mi alzo così, sia portatrice di novità. Ecco, in questo senso probabilmente sono un eretico, in questo senso probabilmente qualcuno dice che non sono cristiano, probabilmente è logico dire di me che sono post-cristiano, se per il cristianesimo si intende una religione che concepisce se stessa come fondata su un evento storico, il quale ha cambiato decisamente il corso del tempo. Ecco, io non penso sia più sostenibile una visione di questo tipo. Io non nego valore alla storia cristiana, ma penso che la storia cristiana abbia lo stesso valore di altre storie, di altre religioni, che sono diverse naturalmente, ma che per quanto attiene alla loro capacità di rivelare l'essenza specifica del fenomeno, sono identiche. L'essenza specifica del fenomeno è quella di chi concepisce se stesso come essere storico, che non è semplicemente e solo riconducibile alla storia. Che cosa dice la religione? La religione dice che l'essere umano, che è impastato di storia,
quindi è comparso a un certo punto e dopo sarà scomparso, perché tutto ciò che nella storia arriva, nella storia viene frantumato e mangiato e portato via. E bene che l'essere umano concepisce se stesso come dotato di qualcosa che storico non è, che proviene da altrove, e che chiamiamo, se volete, anima spirituale oppure spirito, e tutte le varie religioni, ciascuna ha la propria terminologia per dire questo soffio, questo soffio vitale, questo. E quindi cosa sto dicendo? Sto dicendo che la storia cristiana esiste, ma non è la storia che è portatrice di una di salvezza. Cioè, la salvezza viene, a mio avviso, dall'uscita dalla storia e non tanto dalla storia. E io come esco dalla storia? Esco dalla storia riproducendo dentro di me quelle leggi di bene, di bellezza, di giustizia che rimandano all'eterno, a qualcosa che storico non è. Diceva Agostino agli abitanti di Ippona, diceva, lo sapete come, adesso le parole precise non le ricordo, ma parlava del domani, la storia, ieri, oggi e domani. Agostino parlava del domani, e domani, e diceva in latino crass, crass, perché domani in latino si dice crass, e diceva crass, crass, vox corvina, cioè è una parola che rimanda al corvo. E il corvo chi è? È l'avvoltoio dell'Occidente. Poi io non voglio spaventare nessuno, ma questo è l'esito della storia per chiunque. Allora, o c'è la possibilità nella storia, io non voglio negare il valore alla natura, alla storia, al corpo, alla bellezza, figuriamoci, ma o c'è la possibilità nella storia di andare oltre la storia, dentro la storia, andare oltre la storia, legandosi alla natura eterna delle cose, se no la storia in che senso è portatrice di salvezza? E questo è il punto decisivo. Sì. Guardi, io non la capisco, deve prendere il microfono e venire qui perché non capisco. Intanto la ringrazio, è stato veramente molto interessante, però mi chiedevo, lei parla di cristianesimo e mette dentro tutti i cristiani, ma anche Lutero era un cristiano. Il cristianesimo romano è ancora avviluppato all'interno di quella che è l'ordine sacro, all'interno di quella storia che riteneva, ha fatto entrare un libro illegale nel 1870 a Roma, che era la Bibbia, era un libro illegale. Questo non lo sanno molti cattolici. Allora è questo l'elemento di riflessione quando dice il rinnovamento cristiano, un certo tipo di rinnovamento, ma già è avvenuto da 500 anni, anche quei recenti nomi sono figli della riforma. Vale a dire anche quello, non era uno scismo, era cristianesimo che si rinnovava. Guardi, il discorso naturalmente, come si usa dire in questi termini, è complesso, ma io non ho nei confronti della riforma protestante ho un atteggiamento ambiguo dentro di me, ambivalente, più che ambiguo è una parola giusta, ambivalente nei confronti della riforma protestante, di cui peraltro l'anno scorso si sono celebrati 500 anni. Cioè non penso comunque che la via del rinnovamento, della salvezza, del cristianesimo sia quella indicata dalla riforma protestante, che in ultima analisi si può ricondurre ai tre sola di Lutero, sulla grazia, sulla fede, sulla scrittura.
Io non penso che quella visione, anzi penso che quella visione sia proprio la visione di quel che, del, diciamo così, del cristianesimo, del protestantesimo classico, sia ciò che va superato, così come va superato il cattolicesimo romano gerarchico che pone la salvezza nell'obbedienza cieca alla Chiesa romana, nell'obbedienza alla tradizione cattolica a tutti i livelli. Allo stesso modo, a mio avviso, va superata quell'idea della sola scrittura. Cioè che la salvezza sia consista sostanzialmente nella visione di un libro. Venga poi per grazia, a prescindere dalla libertà umana. È una prospettiva quella che ha portato Karl Barth all'inizio del Novecento ad avere una concezione molto negativa nei confronti delle altre religioni. Io sono sempre stato molto più affascinato da Erasmo da Rotterdam che non da Lutero. Sempre più affascinato, sono erasmiano. Proprio da questa idea di prendere sul serio invece il positivo della natura umana, il positivo della ragione umana. Cosa che a mio avviso Lutero non ha fatto, Calvino non ha fatto, anzi al contrario, hanno proprio insistito, hanno avuto bisogno di guardare la natura, di pensare alla natura umana come estremamente negativa per creare questo sfondo il più oscuro possibile per far rilucere la luce gratuita, del tutto indebita e del tutto non dovuta, e quindi appunto per questo assolutamente gratuita della rivelazione divina. Ecco, questa contrapposizione uomo-dio, che gli scritti di Lutero e la spiritualità di Lutero presenta, e che poi è, tra l'altro prima di lui, è il secondo Agostino, che è stato il primo con grande forza, e forse neanche lui, il primo San Paolo, già San Paolo, proprio c'è questa linea, Paolo, secondo Agostino, Lutero, Kierkegaard, Barth, è questa linea che pensa il cristianesimo in opposizione all'umano e in opposizione alle religioni che l'umanità presenta. Ecco, questa linea non riscuote la mia simpatia, se parlasse qualcun altro la affermerebbe, ma non è la mia. La mia è la linea invece di, ho detto, di Erasmo, prima ancora di Origene, prima ancora di Tommaso d'Aquino, di una natura che è alleata, concorde con la grazia, è la linea del primo Agostino, l'Agostino neoplatonico di cui ho citato il passo del De vera religione, che parla della verità che abita nell'uomo interiore, quindi il primo Agostino sta in questa prospettiva. È la linea per stare al protestantesimo della teologia liberale, perché noi, l'ho detto all'inizio, molto di corsa, ma il protestantesimo si dice in molti modi, è un conto il protestantesimo della teologia dialettica, di Barth, di Bultmann, di Gogarten, e questa visione, un conto invece è il protestantesimo della teologia liberale a cui io mi sento di essere molto, molto vicino, molto consonante. Ecco. In altri termini, il rinnovamento vero del cristianesimo, semmai ci sarà, perché non è detto che ci sarà, magari non ci sarà nessun rinnovamento del cristianesimo e qui in Occidente scomparirà. Tante cose sono nate, poi ci sono le rovine, quindi tante cose nascono e poi muoiono. E chi pensava che l'impero romano potesse mai scomparire? Eppure è scomparso. Poi può anche scomparire il cristianesimo, non è detto che... di sicuro l'umanità andrà avanti lo stesso. Quello che posso dire è che secondo me il rinnovamento necessariamente passa da quel confronto, da quella alleanza, vorrei dire da quella alleanza con le altre religioni, con le altre spiritualità. Per me questo è assolutamente decisivo. Una domanda che mi viene in mente dalla citazione di Sant'Agostino, che forse pensava a un santo romano di certa origine, che era un centurione. Sant'Espedito che schiaccia un corvo, nell'iconografia è rappresentato così, e c'è il cartiglio Crass domani. In Germania a volte lo rappresentano anche con un orologio alle spalle. Expeditus forse vuol dire, tornando alla dimensione non tanto della storia quanto del tempo, la tua suggestione è quella che bisogna fare in fretta, oppure, cioè, Crass, è meglio non dirlo più? No, al contrario, la mia suggestione non è che bisogna fare in fretta, è che bisogna
procedere quietamente, lentamente, bisogna, come dire, coordinare le lancette del nostro tempo interiore con le lancette dell'eterno. Quindi, siccome l'eterno non ha lancette, bisogna proprio ospitare questo senso di quiete, di contemplazione, di profondità, trovando il ritmo del respiro, accordandolo con il respiro cosmico. Bisogna proprio fare questo lavoro di meditazione consapevole, profonda. Io penso che è questo il lavoro spirituale a cui le religioni devono chiamare, quello che in termini cristiani si chiama esicasmo, esichia, la preghiera di quiete. Non si tratta di correre, di affannarsi, si tratta al contrario di trovare proprio questo primato della contemplazione e dell'apertura di se stessi a una dimensione più grande. Perché il raggiungere questo spirito, che è uno spirito universale, che poi è dentro di noi ma anche fuori di noi, e bisogna imparare ad avvicinarsi a questa energia universale. Io dico sempre, noi respiriamo l'energia dentro di noi, e poi i grandi maestri e i grandi santi ci danno la loro esperienza. In Oriente, soprattutto in India, la cosa più importante è avere un maestro che ti indica la strada, e non è solo la predica settimanale in chiesa, se qualcuno ancora la fa e va a fare questa, che credo che considero ancora una cosa positiva, è proprio avvicinare qualcheduno che piano piano indichi la strada. Io all'inizio del mio viaggio in India, volevo dire che la mia riflessione è avvenuta soprattutto vedendo le persone che pregavano nei templi, e pregavano con tanta fede che noi non ci abbiamo più nella Chiesa. E per cui è da lì che io poi, piano piano, da cattolica, sono stata una scout, eccetera, a un periodo di riflessione con me stessa, sono ritornata al cattolicesimo e ho scoperto un grande maestro. Io chiamo Gesù Cristo un maestro, e veramente rileggendo il Vangelo in una data maniera con altri maestri che sono dei bravissimi sacerdoti, che ci sono anche, però bisogna andarli a cercare, il maestro bisogna cercarlo. I nostri sacerdoti delle chiese sono delle bravissime persone, ma non sempre riescono a aiutarci a capire questo processo di consapevolezza, soprattutto di noi stessi, per poi arrivare a capire qualcosa di più importante. Grazie, un po' forse confuso, ma era l'importanza del processo che tutti noi possiamo fare e dobbiamo fare per ritornare a una visione del cristianesimo che è molto più ampia. Facciamo un'altra domanda, magari subito, perché... Sì, vabbè, ringrazio del pensiero che ha, il pensiero di Tom Mancuso, che insomma... sosteneva l'intervento indiretto di Dio nel mondo, diciamo così, ecco. E anche, rispetto a questo, il ruolo dello Spirito Santo. Io mi interda, da veramente io ho pochissimi strumenti, sono un lettore, cioè non sono né filosofo, però ecco, rifletto ultimamente sullo spirito rispetto anche a quello che lei scrive. Quindi è un ruolo, può avere un'attività, non so neanche come definirlo, non dico funzione, attività, allora diretta. Cioè, io la penso un po' come quella, no, nella fisica, la materia oscura o l'energia oscura, questa cosa invisibile che lega in qualche modo, non si sa come, le varie galassie. Ecco, lo Spirito Santo, se ne parla poco nella Chiesa, come lei sostiene, effettivamente io da così tanto. Io ho un passo, sono un cattolico, ma con un passo, come dire, guardo le cose un po' da lontano, no? Guardo da lontano. Prego, grazie. Allora, sul primo intervento io sono d'accordo per quanto attiene all'importanza del maestro, penso che sia
importante, decisivo, incontrare un grande maestro, e che l'incontro con il grande maestro non sia semplicemente solo teorico, ma debba avere proprio una dimensione pratica e di frequenza. Quindi, se c'è una cosa su cui la Chiesa oggi dovrebbe insistere, è proprio questa: la direzione spirituale, formare dei padri spirituali, direttori spirituali. Va bene. Sulla seconda questione, lo Spirito Santo, io penso che sia il volto sperimentabile del divino, e quindi concordo con lo spirito, con l'intenzione fondamentale della domanda. E quando penso all'azione dello Spirito Santo, io penso anzitutto a quello che noi chiamiamo, anche in termini laici, ispirazione. E io penso che anche semplicemente a livello artistico, noi possiamo essere al cospetto di esperienze che ci fanno capire di, a volte, di essere investiti da un'energia che non è, che è più della nostra. Tra l'altro, io ho appena finito di scrivere il mio nuovo libro, un libro sulla bellezza, mi sono occupato quindi anche della creazione dell'opera d'arte, ho letto testimonianze di Beethoven, testimonianze di Mozart, di Matisse, di Van Gogh e altri ancora, e ho visto come in tutti questa dimensione, cioè in tutti questi che ho letto, come anche Tchaikovsky parla in questi termini, ecco, come il senso di una ancora una volta quello che ho detto prima nella conferenza, cioè si scopre all'interno di sé una forza che è più grande di sé. E che cos'è? È la scoperta di questa forza interiore più grande della mia piccola forza psichica, e questa scoperta si può anche chiamare ispirazione. È qualcosa che mi ispira, è qualcosa che mi fa scoprire, che mi fa dire, che mi fa pensare delle cose che di per sé io, nello stato naturale, non sono in grado di pensare, forse neanche di concepire. E quindi Beethoven diceva io sono al cospetto di forza più grande, lo spirito stesso che parla in me. E Mozart, scrivendo al padre, diceva tutto è già stato composto, si tratta solo di trascrivere. E lui, appunto, quando componeva, aveva l'idea di trascrivere, di collegarsi ad armonie molto più grandi del suo piccolo cuore, della sua piccola mente. Quindi l'esperienza artistica, l'esperienza estetica sono un luogo in cui anche quello che ho chiamato ispirazione può avere una effettiva, può dare testimonianza di tutto ciò. Ma questo che vale per l'esperienza estetica naturalmente vale anche, va anche forse soprattutto per l'esperienza etica. I grandi santi, i grandi uomini d'azione sentono, ma gli uomini d'azione intendo anche i magistrati che sono giunti a dare la vita, e sentono di essere al cospetto di tensioni, di forze, di ideali che sono più forti del loro semplice agire. E che cos'è questo se non l'ispirazione? Io penso che l'azione dello Spirito Santo sia molto più ampia di quello che normalmente noi pensiamo essere i confini dell'azione religiosa. Ma normalmente pensiamo all'azione dello Spirito Santo legata all'ispirazione della Bibbia e magari alle parole che i sacerdoti in chiesa dicono per consacrare il pane e il vino dell'Eucaristia. Io non nego che lì ci sia anche l'azione dello Spirito Santo, ma dico che per fortuna è molto più ampia e abbraccia l'esperienza estetica, l'esperienza etica e tutte le volte che noi sappiamo uscire dal nostro ego. E chi vive un'esperienza spirituale sente di essere al cospetto di qualcosa di più grande e in un certo senso anche di gratuito. È sempre una rivelazione l'incontro con l'esperienza spirituale. Ecco, queste sono le poche cose che ho potuto dire adesso che non ci si vede più neanche bene in faccia. E buona serata a tutti, grazie per l'attenzione. Grazie mille, grazie. L'incontro che si chiude il tempo, ma proseguirà uno delle riflessioni. Grazie mille.